Ladies and gentlemen, welcome back to Yordle, il cacciatore di nuvole. Siamo tornati qui, ragazzi, come avete visto dall'ultimo episodio, e siamo qua per esplorare nuove zone della mappa ancora inesplorate. Potremmo andare con la storia, ma noi non lo faremo, perché andremo in questa zona qua a destra, nella foresta Fior di Legno e nella Costa dell'Uncino, a vedere quali misteri si celano all'interno di questo fantastico luogo. Direi prima di tutto di togliere il segnalino, che è abbastanza fastidioso. Il nord è da quella parte, noi dobbiamo andare verso est, quindi di qua, esattamente di qua. Tra l'altro qua c'è una missione qua sotto che ho scoperto che dovrebbe trovarsi nella grotta iniziale dal quale abbiamo iniziato la nostra avventura. Il punto è che non mi ricordo come ci si entra. Questo potrebbe essere un piccolo problema tecnico. Allora, lì c'è effettivamente l'entrata del posto, ma dalla parte in cui la barca si schianta. Oh, qua c'è un tizio con una missione, vediamo un po' cosa vuole. Ciao amico, Capitan Tiraso. Io ho sentito dire che hai girato per Faramonte. Mi fa piacere vedere che stai bene, tutto considerato. Volevo venirti a salutare, ma la marina mi ha dato molto da fare. Ho raccolto materiali per aggiustare il molo. Dice che glielo devo, dato che è stata la mia barca a distruggerla, beh, direi. Comunque, mentre sono qui ad aiutare la marina, potresti cercare di ottenere informazioni sul resto dell'equipaggio? Ok, ho trovato Jib il marinaio, Loffolo il marinaio e Tak il sarto. Ok, saranno delle cose da fare. Magari non subito, però intanto abbiamo una nuova missione da fare. Allora, vediamo se da qui, senza dover farmi tutto quanto il giro, riesco ad arrivare all'interno della grotta. Andiamo un po' se sono fortunato. Piano. Ok, sì, ce l'ho fatta. E questo è un gatto? Ho trovato così a caso un gatto. Va bene, un gatto trovato. Mancano 7 gatti da trovare. Allora, la missione è da queste parti. Vediamo un po', seguiamo il simbolo. Me la dà più o meno qua. Aspetta, non è che magari posso rompere questo muro? Sì. Boom, boom. Ciao, statua con la faccia. Dimostra tua ingegnosità. Il potenziale per creare e imparare ti aiuterà a dar forma al futuro. Crea 5 oggetti. Ah, devo craftare 5 oggetti? Va bene, niente di più facile. Però che cosa potrei craftare? Pesce cotto. Ma sì, perderemoci 5 pesci cotti. 1, 2, non ho il carbone, fantastico. Vabbè, temi, 3, 4, 5. Aspetta, ancora uno in più. Ok, dovrei aver fatto quello che mi chiedevi. Il sentiero aperto. Pietra saggia, terre verdi. Ok, si è aperta la bocca e quindi cosa succede se ci entro? Interessante, torno qua nella zona della signora elfica, della signora Fatina. Quindi tecnicamente questa dovrebbe essere una lobby di collegamento ai vari mondi, ai vari posti. Interessante, davvero interessante. Almeno abbiamo scoperto che ci sta un modo tecnico per andare. Adesso arrivano le bestemmie per riuscire a salire. C'è un modo per viaggiare nelle varie zone della mappa senza doversi fare i chilometri ogni volta. Buono a saperti. Mi si è attivata anche la questione del tipo e io non la voglio. Ok, abbiamo già perso un sacco di tempo. Dovevamo fare una cosa e non l'abbiamo fatta. Cioè andare verso est nella foresta Fior di Legno e nella Costa dell'Uncino, a vedere se ci sono missioni, nuove fattine e quant'altro da trovare. E noi direi che potremmo anche andarci adesso.
Quindi, dove potremmo andare prima? Nella costa o nella foresta? Perché la foresta in parte l'ho già visitata, la costa invece no, quindi andiamo verso la costa, più che nella foresta. Quante missioni che avrò da fare a breve? Quante ne sto lasciando indietro e quante fatine dovrò trovare in giro che non sto trovando? E quanto miasma da eliminare? Quanta roba da fare in generale? Tanta cosa in un piccolo gioco esplorativo. Allora, qua c'è un tipo. Ma scusa, ma non ho già fatto la gara di pesca con te? Cosa vuoi ancora? Pescino rosso, uniti dentro il posto in vicino, ti prendi sul posto lungo il coso, ne vado queste morte, dura le. Ma l'ho già fatta, perché me la fa ri. Ma. Sono confuso, perché me la fa rifare? Vabbè, lasciamo perdere per il momento e andiamo avanti. Però sono confuso perché ho già fatto la gara di pesca, perché devo rifarla? Vabbè. Costa dell'Uncino, che cosa ci nascondi? Là c'è anche del bagliore che deve essere un'altra fatina o qualcos'altro. No, è una pietra. Questi sono dei gatti giganti. Aspetta, tanto qua c'è, volendo, un po' di materiali da prendere. Come ti salgo sopra? Deve essere un modo per. Ok, no. No. Ah. Dai! Dai, ci deve essere un modo per salire, non puoi. Ok, mi sto iniziando ad arrabbiare. Ma stai so. Stai sopra! Ok, praticamente sto cercando di fare una cosa che tecnicamente non potrebbe essere fatta. Mi sedisti decisamente. Peccato, una cosa che ho di questo gioco è la fottutissima telecamera che fa quel cavolo che vuole. Vabbè, vai a quel paese, gatti del. Ah, gira del. Gira sì. Posso girare i gatti? E a che scopo? Ah! Va bene. Interagisci. Svolta! Credo che quel sia stato un momento cruciale nel nostro rapporto. E così siamo io e te, compagni di viaggio. Ho trovato il folletto. Ah, ok. Buono, ho scoperto come devo fare sta roba. Del gatto. Però cavolo, mi faceva la lucina verso la sua testa, è ovvio che ci provo a salirci. Se non me la faceva, avrei pensato che c'era qualcosa da fare. E vabbè, mi sento leggermente trollato. Ma dettagli, andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è da queste parti. La costa del. Ma questa più in là è ancora la costa dell'Uncino. Ah sì, sempre costa dell'Uncino, ok. Pensavo che tipo fosse un piccolissimo posto, la costa dell'Uncino fosse questo. Tutt'altro luogo. Allora, qua c'è un. Altro materiale. Oh, ho fatto dell'oro. Buono. Ok, qui cosa c'è? Una. Sembrano di quelle teste. Guardando la mappa. C'è una cassa con lo shampoo ciano. Attenzione, attenzione. Anche sto giro. In questa puntata. Il colore dei nostri capelli e della barba soprattutto cambiano. E diventano color ciano. Ho raggiunto una città, Baia Mocha. Qua c'è un folletto, una fatina e la prendiamo. Brocca! Cibo delizioso dappertutto. Cibo delizioso mitifico. Oh, quella del tuo zaino sembra proprio una cosina deliziosa. Ok, abbiamo ottenuto un nuovo folletto. Ottenuti completamente a caso, per non dire parolacce. Ok, il tipo là sopra ha una mission. E noi andiamo a vedere che mission potrebbe darci. Amica! Ladro forfante! Lurido al truncolo di Lamington. Qualcuno ha rubato i miei Lamington. Ne ho cucinati un po' per Nina Mirtilla. Si nasconde fino all'altro giorno, quando si è presa una terribile installazione. So che Amible, Imolkin e Bugs erano più vicino. Puoi scoprire se qualcuno sa qualcosa? Ma perché sempre drammi esistenziali? Addio, muoio. Telecamera. Ok,
cosa stai facendo, perché giri a caso. Ok, parliamo con questi tizi. Mi sei morto di vedere qualcuno con una tunica rossa, ma avevo il sole negli occhi. A me i Vax hanno tuniche di quel colore. Ok. Tu che mi dici? Ho visto Amiibo giocare con il suo animaletto scoiatto gatto vicino alla casa di Laura prima. Ok, quindi? Ho sentito il suono di una campanella vicino al tavolo. Bax una campanella nella sua borsa che suona proprio così. Ok. Madonna, sta telecamera! Che fa come vuole, mi fa continuamente cascare in mare. Ah, qua c'è altra gente. Cosa mi dici tu? Oh, l'abbiondante, mi hai condotto qui profondo del tuo cibo. No, è un profumo meraviglioso. Yo, lascia che mi presenti. Io sono Yo-Yo Cozinheiro, chef extraordinario, capo della regina degli chef. Siamo i maghi della colazione, il re del pranzo, gli imperatori della cena e gli dei del dessert. Ma francamente, al momento di entrare nel gilfa dei chef, non è che me ne freghi tanto. Però, beh, quasi quasi. Accettiamo intanto la quest. Per lasciarti entrare, devi prima vedere che passo hai fatto. Portando dell'acqua e dell'oro. E ma in questo momento stai facendo un'altra quest. Capire chi ha fottuto il Lamington. Tu che mi dici? Ogni giorno deve essere una festa. Perché non mi prendo un po' di allegria di succo? Così canteremo. Sì, grazie signora, ma ripeto, sto facendo un'altra cavolo di quest. Me la lasciate fare, grazie. Che mi dice, hai visto? No, è di rosso il moco, Tu che mi dici? Hai visto che ha una nuova campagna questo scoglietto gatto, proprio come quella di Bax. Povero Bax così malato che ho dovuto mettere un maglione sulla bella tunica rossa. Ah, devo parlarci più volte. Sì, vabbè, fatemelo capire domani. Devo parlarci più volte. Mi stai venendo depressione in questa parte. Imokol prima stava aspettando fuori dalla casa di Laura. Ok, quindi devo riparlare con... chi manca a parte il vecchietto? Allora, qua c'è la questa del tipo per la guilda di chef. Eccola. Qua c'è un altro tizio. Imokol prima stava cercando Laura. Bax mi ha detto che sentiva il profumo dei dolci pennini dalla casa di Laura fino all'altra parte del villaggio, proprio un debole per i dolci. E tu cosa mi dici, signor vecchietto? L'animale di Amibale, Mibble scoiato gatto, prima di scappare. Prima è scappato e correva per tutto il villaggio. Mi sembrava trasportare qualcosa. Quindi devo dare la colpa a qualcuno? Mi senti? Per me è stato Amibble. Ciao Laura, ma certo che li ho presi io, i tuoi Lamington. Me l'avevi chiesto tu? Ah sì? Hai detto che se non c'eri potevo prenderli e portarli da Nina Mirtilla. Quando sono passato Pixie è scappato con la campanella del povero Bax e non ho avuto tempo di dirti che avevo preso i Lamington. Cielo, che imbranazzo. Che imbarazzo, che imbranazzo. Grazie Amibo. E grazie a te amico mio, mi spiace per averti fatto andare in giro per una pazza caccia di palloniglio. Tieni un Lamington come ringraziamento speciale e anche la mia ricetta segreta. Ok, grazie del dolce, ti voglio molto bene. Ovviamente sono molto sarcastico. Vediamo lo shampoo rame, che ovviamente non usiamo adesso, ma come sempre nella prossima parte. Perché io uso un po' di shampoo, cambio colore ogni giro. Cos'è che devo dare alla tipa? Ah, comunque mi serviva l'olio e l'acqua per il tipo. Mi serviva l'allegria di succo. Il groppolo, farina. Ok, non ho più per l'idea. Poi c'è l'ingrediente segreto. Mi serve un'acqua e un olio. Quindi dammi un'acqua e un olio. E ti do... mi serve 40. Cosa ti do per avere? Un panno, un ferro, due di ferro. Dell'oro, Lamington. Allora, ti do questi tre bastoncini e ti do, mi serve ancora 10. Che ti do per arrivare a 10?
ti do. Uno di questi è... cosa che valeva 9? È un pesce di salsa. Dammi. Fatta. Barattiamo. Ho quello che ti serve, amico. Muito bom. Molto bene, è tutto. Ok, porta questa percibacca alla macina di Babella per fare della farina. Oddio santo, quanto mi viene voglia di sputare in faccia quel tipo. Questa parte sta diventando, almeno a livello personale, molto pesante da affrontare. Tanto da tenere laggiù il miasma. Raccogliamo le cose, la macchina di riva bella. Qua c'è il miasma. Vediamo se posso pulire questo miasma, giusto per. Ci siamo. 7 su... ok, ne ho abbastanza. Vai, pulisci il miasma. E ci guadagniamo una cassa. Già che ci sono, guarda. Ti pianta anche un po' di alberi. Tac, tac, tac e tac. Prendiamo la cassa. Semi di popomo. Tu qua mi devi produrre la farina. Ah. Sì, mi fai una farina. Ok, 3. Okay. Ok, fammi la farina. Ok, abbiamo fatto la farina con i fiori. Poi qualcuno mi spieghi come avrei fatto a fare la farina con dei fiori, ma vabbè. Tu magari c'hai quell'altra cosa? No. E riportiamo un'altra volta a quel simpatico tipo la sua cavolo di farina. Intanto però passiamo di qua, vediamo cos'altro c'è di interessante. Qua c'è dell'altro miasma. Eccolo lì. Però se io adesso mi butto e non posso toglierlo, mi devo fare un giro stratosferico. Dimmi, ti prego, che ne ho abbastanza. Ok, ne ho abbastanza. Ho avuto francamente paura. Tipo, ehi, non hai abbastanza, devi rifarti tutto il giro. E perché l'ha... perché l'ha fatto dall'altro lato? Guarda, non commento più che è meglio. Cos'è laggiù? Ah, meduse. Meduse luminose, aggiungerei. Delle bellissime meduse luminose. Allora, amic, per la gilda degli chef, ti ho portato il tuo carissimo... sì, il tuo sacco di farina. Sono contento? Excellent! Ora usa un kit dello chef per mescolare la farina con gli ingredienti raccolti e prepara un filone di pane. Kit dello chef, quindi adesso posso usare... ah sì, attenzione. Ok, quindi tutti questi menu sono delle professioni, quindi chef, carpentiere, costruttore, stagnista, inventrice, starter e master. Ok, quindi facciamo un panino. Fatto. Vieni. Meraviglioso. Meraviglioso. Il tuo pane ha un profumo molto buono. Molto buono. Benvenuto nella gilda degli chef. Ti prego, prendi queste ricette e buona cucina, viandante. Ok, quindi adesso sono uno chef. Creano quantità di oggetti chef da valore di 1000. Quindi mi devo dare tipo alla grande cucina. Cosa potrei preparare? Ah, devo creare i set della cucina per poi cucinare. Ok. Ok, quindi devo... come altra missione devo... creare abbastanza cibi da arrivare a 1000 di valore totale dei miei cibi. Quante cose da fare. Uovo in carrozza, impasto per il pane, il fish and chips per l'amore dei... oddio, adesso sono morti in memoria. Patatine fritte. Basta, abbiamo finito. Oh, grazie. Allora ragazzi, direi che questa parte sta decisamente già durando un po' troppo per i miei gusti. Ho fatto tante cose, ho esplorato per bene questa zona. Vediamo se posso, ma non credo per la grandezza, pulire questo miasma. Vediamo se posso, ma dubito fortemente. Infatti manca uno, me ne manca, dai. Neanche me ne mancassero tanti, me ne manca uno. Dove sono finito forse? Ah sì, sto tornando indietro per...
la foresta a fior di legno, perché abbiamo fatto praticamente tutta la costa dell'Uncino. Comunque dicevo che potremmo anche finire quella parte. Prima parliamo con questo tipo, vediamo che cosa vuole. Dimmi tutto. Oh. Ciao, ho tanto freddo e sono bagnato. Non è divertente se sono fuori nella pioggia, vuoi aiutarmi? Oh, cosa proteggi? Respirando? Ciao, ok. Cosa ti devo dare? Tu mi dici che cosa ti dovrei dare per proteggerti dal freddo? Una foglia? Vuoi una foglia gigante? Una aliena? Non lo so, cosa vuoi da me? Vabbè ragazzi, direi che per questa parte possiamo fermarci qua. Abbiamo fatto tante cose e nella prossima parte continueremo ad esplorare la simpatica foresta fior di legno e direi di fare anche qualche altra quest che magari abbiamo lasciato indietro, pulire un po' di miasma. Insomma, abbiamo un bel po' di cose da fare nel caso non volessimo andare avanti con la storia, ovviamente, ma in quel caso dovremmo capire come diventare dei carpentieri. E credo che lo scopriremo più avanti. Quindi ragazzi, da scena è tutto, io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte del Cacciatore di Nuvole. Bye bye, ciao! Anzi no. Prima direi di dover leggere i nuovi amici che abbiamo ottenuto, che sono... Svolta un folletto molto razionale e logico. E Brocca, un vecchio folletto che sembra appassionato al vasellame. Ok, adesso possiamo salutarci. Bye bye, ciao!